Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi rispondo ai molti di voi che mi hanno scritto per chiedermi dei pareri sulle stazioni totali meccaniche. In particolare ho ricevuto parecchie richieste per quanto riguarda la Trimble 3600 e il Nikon NBL. A molti ho già risposto, ma visto il gran numero ho deciso di racchiudere tutte le informazioni e farci un bel video. Per dare dei soggetti simbolici a questo video ho deciso di utilizzare il Nikon NBL e la stazione totale Trimble 3600. Nella mia esposizione cercherò di essere imparziale e darvi tutte le informazioni chiave nel modo più semplice possibile. Forza, iniziamo! Prima cosa da dire è che questi strumenti sono entrambi di seconda generazione, quindi sono datati, ok, però sanno ancora dire la loro. Misurano con e senza prisma, la portata senza prisma è di circa 100-200 metri, montano due eccellenti ottiche, chiaramente il Nikon monta un'ottica Nikon, mentre il Trimble monta un'ottica Zeiss. L'ingrandimento è di 30x, quindi diciamo standard. Il cannocchiale è per entrambi senza blocco. Hanno il piombo ottico integrato direttamente sullo strumento. Sono provvisti di memoria interna ed entrambi hanno il puntatore laser, quindi molte caratteristiche sono in comune. Veniamo ora alle differenze. Le prime differenze le abbiamo nelle manopole degli spostamenti verticali e orizzontali. Il Nikon monta due blocchi anni 80, diciamo vecchio stile, quindi con il fermo di regolazione e il fine corsa, che può essere molto fastidioso. Nel Trimble 3600 non abbiamo né il fine corsa né tantomeno il fermo. E in più le due manopole sono molto vicine tra loro, quasi sembrano un solo pulsante. La più interna allo strumento muove l'asse verticale, mentre quella più esterna muove l'asse orizzontale. Altro dettaglio da sottolineare è che il 3600 possiede un tastino nella parte laterale vicino alla manopola che serve per misurare. Io lo trovo molto funzionale. Infine, ultima cosa da dire è il discorso tastiere. Il Nikon ne ha una non removibile, possiede un display LCD di tutto rispetto. Mi ricorda molto il mio vecchio Nokia 3310 quando ancora si mandavano gli SMS. Se parliamo invece del Trimble 3600 è tutta un'altra storia. Sopra il 3600 si possono montare tutti i tipi di tastiere di Trimble, a partire dall'alfanumerica fino ad arrivare a una tastiera grafica come questa. Ne ho già parlato in precedenza in un altro video, quindi se non l'avete visto ve lo lascio qua e qua sotto, almeno potete andare a vederlo. Queste insomma sono le principali caratteristiche di questi fantastici strumenti meccanici che se la giocano, devo dire, egregiamente. Io personalmente non posso dirvi qual è la migliore, perché è una scelta molto soggettiva in base al tipo di lavoro che fate, in base alle vostre abitudini. La domanda a cui posso rispondervi è: ma Sara, te quale preferisci? Io sinceramente vi rispondo tutta la vita Trimble 3600. Nel 2021 penso che sia d'obbligo avere uno strumento che possa darti quello che ti può dare una Trimble 3600. Innanzitutto con una tastiera C1 non ho più nemmeno bisogno di un programma per lo scarico dati, posso direttamente andare a lavorare su AutoCAD o qualsiasi programma voi utilizzate per elaborare i vostri progetti. Quando sono in campagna posso comodamente vedere i miei lavori tramite la tastiera, quindi li posso vedere subito graficamente, il che mi risulta molto comodo. La gestione dei file è molto più semplice, molto più intuitiva, anche perché gira su un sistema Windows, quindi mi è molto più familiare. E infine, cosa importantissima, è che con questa tastiera io alla fine posso andare a utilizzare anche un GPS, quindi diciamo prendi due piccioni con una fava. Bene ragazzi, ancora una volta vi ringrazio per averci seguito, spero di aver dissipato i vostri dubbi. Comunque, se avete altre informazioni da chiedermi, come sempre non fatevi problemi, scrivetemi su WhatsApp o nei commenti, ovunque vogliate. Noi siamo sempre qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è gratis, basta cliccare sul tastino iscriviti e attivare la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti riguardo ai nostri video. Ci vediamo al prossimo, ciao!